strutturare un attaccamento alla fine di una relazione o a causa dell'interruzione di un legame è una delle cose più difficili che la nostra vita ci porta ad attraversare. È un processo che somiglia molto al lutto. Parliamo in particolar modo di quelle relazioni che vengono interrotte non per nostra scelta, non per nostra volontà, ad esempio perché uno dei due muore o perché i destini si sono allontanati e ciascuno ha dovuto seguire il proprio movimento senza potersi opporre. Allora c'è un solo modo di attraversare questo distacco ed è viverlo pienamente. Quando qualcuno arriva nei nostri seminari e ha questo tema, si percepisce sempre che affrontare questo dolore, affrontare questo passaggio è impedito dal fatto che il dolore stesso viene trattenuto, ad esempio in forma di rabbia, in forma di giudizio, in forma di accusa verso l'altro. Questa cristallizzazione, oltre a provocare un dolore che dura molto di più, blocca di fatto la vita. Spesso queste persone non riescono a progredire, non solo in altre relazioni, ma anche nel lavoro, nelle proprie famiglie, nei propri personali interessi. Vedremo nel video che segue in che modo destrutturare questo attaccamento. È un processo molto complesso, ma che può riuscire anche con successo quando non c'è purtroppo nessun'altra possibilità di elaborare la questione.